Allora vi faccio un altro piccolo video che è relativo al Super 5 Rotomop Compact. Questo qui ha funzionato un po' di tempo, poi a un certo punto non funzionava più. Dico, vabbè, ho detto a mia moglie, quando ho un po' di tempo lo voglio vedere, perché veramente avevo pensato che era qui, che non scorreva, questo scorre e gira, no? Vedete? E si asciuga. Praticamente con la forza centrifuga, il meccanismo è simpatico perché lo straccio bagnato con la forza centrifuga si asciuga e schizza intorno intorno. Però che succede? Che non funzionava più, io ho detto, vabbè, me lo vedo, me lo vedo, me lo vedo. Io pensavo che era quello. Ho messo un po' di W40, ho messo un po' di W40 qui, a questa cosa qui, ma non era quello. Allora dico che vado a vedere, era questo. Era questo cestello qui che non girava, questo non girava perché? Perché hanno rifatto un errore, bisogna dirglielo a questi signori della Rotomop qui. Rotomop Super 5, Super 5, Super 5, perché hanno messo un perno che è di ferro, e guardate quanta ruggine ci ho trovato, guardate. Questo perno qui, che voi vedete, è di ferro e non va bene di ferro perché? Perché si è ossidato e non gira più, vedete? Io adesso ci ho messo mezzo chilo di W40 e ancora non riesce a girare. Quanto durerà? Non lo so perché ci arriva l'acqua col sapone e questo poi era bloccato, completamente bloccato. Io dico, ma come funziona? Non funziona. Bastava capire qual era il problema, non era questo. Non era questa scopona qui, ma era proprio il girello che non girava. Perché? Perché la vedete sotto che ancora c'è un po' di ruggine? Perché praticamente lo dovevano fare di acciaio inossidabile questo perno, maledetti. Di acciaio inossidabile, così non succedeva questo che non gira più. Guardate, o di acciaio inossidabile o di ottone, qualcosa che non si ossida. Il bronzo pure, che non si ossida, che ne so, c'è qualcosa che resiste nel tempo, capito? Mo' perché io mi arrancio a fare tutti i lavori e l'ho aggiustato, ma un'altra persona, un'altra massaia dice al marito, dice, caro, mi sei rotto il mocio, e quella dice, vabbè, buttalo, dice, io mica faccio il mocista, sto a base dell'elettricista e della pasticcera, e quindi lo buttano, è nuovo, non ha funzionato da un sacco di tempo perché io non avevo il tempo per vedere qual era il problema. È simpatico perché la strizza bene, lo strizza bene, deve essere asciutto per fare le pulizie del pavimento. Io lo so bene perché ho fatto il militare e ho pulito milioni di chilometri quadrati di pavimenti alla caserma, quindi lo so quanto è duro pulire i pavimenti. Allora, se questo video vi piace, adesso io lo rimonto, ci rimetto un altro po' di W40, poi lo rimonto e vi faccio vedere che funziona. Ok? Allora l'ho rimontato, guardate come gira bene adesso. Gira bene perché ce l'ho messo, ho levato la ruggine e poi è potente il W40, mamma mia, guardate, guardate, guardate come gira bene, sembra la roulette. Se ci butto dentro le palline qua, rien n'a plus. Rien n'est plus, faire votre jeu. Chi ci è andato a Monte Carlo va a sentire queste parole. Faire votre jeu, francesi, fate i vostri giochi. Vedete come gira? Ok. Ecco qua, vedete che rifunziona? Vedete, vedete? Adesso ci metto un altro po' di svidolla a questo manico che gira, perché pure questo. Sì, Attorno attorno. ma ce lo rimetto un po'. Vedi, che Pure sono qua, un'altra volta. Oh, Madonna mia. solo qua devi mettere. Ma no, questo no. Vabbè, Sì, devo mettere. adesso vediamo qual è. Guardate quanta ruggine c'era. E non va, non va. E lo devo rivederlo. Ah, arriva bene, adesso va bene. Ok, allora, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se vi succede pure a voi, capito? Apritelo piano piano col cacciavite e ci mettete un po' di W40 o svitolle, quello che avete. E rifunziona perfettamente dopo. E comunque ripeto a questi signori che l'hanno inventato di mettere dei perni d'acciaio inossidabile o di bronzo o di ottone, non lo so. Sono Ok, nuovi, ora più che non si ossino. Ecco, vedete adesso come sta andando bene?
questo W40 è una cosa proprio. È una mano santa per tutto, mamma mia, per le serrature, per. Dice che è stato inventato negli anni 30, ma ancora lo so io. Ok, allora. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e al prossimo video.